Raffaella Squotto senza filtri dopo Uomini e Donne. Ecco come stanno adesso le cose con Brando. Ad aver pubblicato il tutto è stata proprio lei con una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram. Scopriamo, dunque, che cosa ha rivelato. L'ex corteggiatrice Raffaella ha pubblicato una storia sul suo profilo social di Instagram, nella quale ha voluto aggiornare i suoi fan e seguaci in merito alla sua storia con Brando. I due, naturalmente, si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tra di loro, c'è sempre stata una grande intesa anche se, almeno inizialmente, in tanti pensavano che avesse in mente di scegliere l'altra corteggiatrice, ossia Beatriz. Con quest'ultima, poi, ci sono stati dei pesanti attriti e alla fine, Brando, pur trovandosi bene, ha comunque deciso di accantonare la sua conoscenza. Alla fine, l'ex tronista Brando ha deciso di scegliere definitivamente Raffaella. I due, poco dopo essere usciti dal programma, si sono mostrati spesso insieme, ma ora è da un po' di tempo che non si vedono. L'ex corteggiatrice, infatti, ha risposto proprio ad alcune domande in merito sul suo profilo social di Instagram e ha rivelato come stanno le cose adesso tra i due. Raffaella senza filtri dopo Uomini e Donne. Come stanno le cose adesso con Brando? Raffaella ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo social di Instagram e ha risposto ad alcune domande dei fan. In quest'occasione ha rivelato come stanno veramente le cose tra lei e Brando. L'utente in questione le ha chiesto per quale motivo i due non si vedono molto spesso e non appaiono sui social come prima. Lei ha risposto prontamente: "Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni". Poi, ancora ha rivelato apertamente: "Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene. Abbiamo alti e bassi come tutte le coppie. Ho 26 anni e ho una testa pensante. Non siamo in un film Disney, ma nella vita reale, e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi. Quando saremo pronti a fare questo passo, il matrimonio, lo faremo, ma per ora facciamo Napoli-Treviso per organizzarci". Alla fine ha tenuto a dire: "Rispettiamo i nostri tempi e questo non vuol dire non volersi bene. Smettetela con queste dinamiche tossiche". Insomma, un discorso chiaro e preciso, quello di Raffaella, che fa capire che la sua storia con Brando sta andando più che bene anche se, hanno comunque voluto mantenere, almeno per ora, i piedi per terra.